locali in pessime condizioni igieniche e infestati da parassiti vari, addirittura topi ed escrementi di roditori ben in vista. È la fotografia di molte mense scolastiche italiane, ben una su tre, su un totale di 224 ispezionate. Presenta infatti irregolarità e in 7 casi le condizioni erano tali da aver reso necessaria la chiusura del servizio. A portare alla luce questa realtà gravissima, che mette a rischio la salute dei più piccoli, sono stati i carabinieri dei NAS, un'istantanea che il ministro della salute Giulio Grillo ha definito un vero e proprio film dell'orrore che il titolare dell'istruzione Marco Bussetti bolla con intolleranza. I dati arrivano dal Comando per la tutela della salute NAS che, d'intesa con il Ministero della Salute, ha avviato fin dall'inizio dell'anno scolastico il monitoraggio di contatti, tuttora in corso. Ad oggi, sono state ispezionate 224 mense presenti negli istituti scolastici del territorio nazionale, delle quali 81 hanno evidenziato irregolarità. Tra questi 7 presentavano una grave situazione igienica e strutturale e è stata disposta la chiusura. Si tratta di 3 strutture a Roma, 2 a Livorno, 1 a Pescara e 1 a Lecce. Agli 81 irregolari sono state contestate 14 violazioni penali, 95 infrazioni amministrative con il deferimento di 15 persone alle autorità giudiziarie, nonché sanzioni pecuniarie per oltre 576.000 euro, sequestrate, inoltre, più di 2 tonnellate di alimenti poiché prive di indicazioni di tracciabilità e provenienza dei prodotti, detenute in ambienti e condizioni inadeguati nonché scandite. A Roma, addirittura, per un istituto scolastico costituito da 3 distinti plessi, 2 materne e 1 medio, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche a causa, spiegano i NAS, della presenza diffusa di animali infestanti ed escrementi di roditori, con interessamento anche delle aree dedicate alla somministrazione dei pasti. Furbi e cucine da incubo non possono essere tollerate, afferma Grillo. Vi sono regole chiare da seguire e tutti i mezzi possibili per garantire tracciabilità e correttezza di conservazione degli animali. Per questo non possiamo permettere il menefreghismo di chi stipula contratti ben precisi e poi fa il furbo. A maggior ragione quando è in gioco la salute dei bambini. E chi ha messo a repentaglio la salute e il benessere dei nostri bimbi. Avverti Bussetti QFD, non deve rimanere impunito. Claudia all'operazione dei NAS la coglierà. Ben vengano i controlli per tutelare da furbi e criminali interessati da un business calcolato in 1,3 miliardi di euro, grazie a 380 milioni di pasti l'anno per 2,5 milioni di studenti nella sola refezione della scuola dell'obbligo. Il Codacons chiede poi che le menti incriminate restituiscano alle famiglie il costo del servizio e siano indagate per attentato alla salute pubblica. Intanto, si apre un nuovo fronte. Il senatore Achille Totaro, FD, membro della Commissione Sanità, chiederà con un'interrogazione al ministro Grillo chiarimenti in merito ai 6 casi di scabbia verificatisi, negli ultimi 2 mesi, presso la scuola Don Minzoni di Firenze. Il ritorno di questa e di altre malattie, afferma, è una cosa gravissima, frutto della solita politica di accoglienza indiscriminata senza i giusti controlli.